non succederà più. Non succederà più con Giada De Miceli ed Emanuele Puddu. La scuola più amata da tutti noi. Lui è un ballerino. Un passionale ballerino, lo definirei, colui che nella decima edizione di questo programma ci ha tenuti incollati, come si suol dire, al video. È arrivato il momento di presentarlo con tutta la sua veemenza nell'amore per la danza. Stiamo parlando della trasmissione, amici, in esclusiva qui con noi. Però chiama la mano News 24, per non succederà più, il ballerino per antonomasia, Vito Conversano. Ciao Vito! Ciao ragazzi! Ciao, buonasera! Come stai? Tutto bene. Bene. Tutto bene, ti ho presentato bene? Benissimo. Non è mancato nulla. Ad hoc, con tutta la tua veemenza, è vero, eh? Certo, sì. Perché ce n'hai tanta tu di veemenza, Vito. Sì. E adesso ripercorriamo tutto insieme a te. È bello averti qui, tanti i nostri radioascoltatori che ci avevano espresso il desiderio di avere anche qualcuno di voi, di amici, quindi retta, ed eccolo esaudito. Chi meglio di te, Vito? Il vostro desiderio è stato esaudito. Puoi esaudirlo, il desiderio anche dei nostri radioascoltatori. Che tanti hanno scritto. Che tanti hanno scritto, è vero. Tante ragazzine, tante ragazze, insomma, curiose, con le domandine, insomma, e poi vedremo che cosa hanno scritto. Devo dire proprio di sì. Caro Vito. Te risponderemo. Certo. E questo desiderio lo esaudiamo. Posso allora dire una cosa, signorina Di Miceli? Io la guardo. Ogni tanto lui se ne esce così. Sentiamo. Che io esaudisco il desiderio di tutto il mondo, capito, signorina Di Miceli? Perché, come dire, io sono come il genio della lampada. Io esco dalla lampada. Ma che paura. Vestito e anche svestito. Fate attenzione. È lo svestito che mi preoccupa. E allora, Vito, tante le email arrivate per te. Cercheremo di soddisfare tutti i tuoi fan nel corso di questa intervista. Partiamo dal principio, Vito. Decima edizione di Amici. Cosa ti ha spinto a partecipare ai provini? E se tornassi indietro, lo rifaresti? Allora, cosa mi ha spinto ad partecipare a questo programma è sicuramente l'ambizione. Perché come ogni artista seguiamo un sogno. E quindi oggigiorno, sai, le cose un po' cambiano rispetto al passato. E per quanto mi riguarda, io cerco di provare sempre cose nuove e di affacciarmi a nuovi orizzonti. E quindi, perché no, provare in questo bellissimo cambieresti programma. Cambieresti qualcosa, Vito? No, non cambierei nulla. Se potessi cambiare qualcosa? Forse un po' di... Avrei preferito essere un po' più placato. Ecco, un po' meno veemente. Certo. È vero? Vabbè, se uno vuole, insomma, è meglio essere anche schietti ogni tanto. Come te. Però a volte paga. A volte paga, nel tuo caso ha pagato sicuramente, Vito, la tua sincerità. Bravo ragazzo comunque. Ti bravo piace, ragazzo. Sì, va bene. Vabbè, Vito, a meglio orecchie, va. Sì, prego. Caro Vito, virgola. Nella tua edizione, come dire, ti sei contraddistinto per il tuo essere proprio bello diretto, insomma. Certo. Tanto caro alla cara Celentano, come dire. Anche perché, eccolo, come dire, gliele dicevi proprio in faccia. Troppo forse. Bravo. Comunque io concordo, insomma, un po' acida questa Celentano, è un po' acida. Ma in realtà questa Celentano, ma perché ce l'aveva tanto con te? Perché? Dici. Beh, scupiamo un po'. Ti rispondo subito, guarda. E per questo è uno scoop, dacci uno scoop qui in esclusiva. Scupiamo. Però andiamo a Manau News 24, Vito Conversano. Perché le dichiami sempre con la Celentano? Perché ti spiego. La Celentano, devo dirti la verità, nella vita privata la è Celentano, molto... La Celentano, per quei pochi che non lo sapessero e sono connessi, era la tua insegnante di ballo. Insegnante di ballo anche in tutta l'edizione di Amici. Certo. Anche l'insegnante di ballo di Stefano De Martino, eh. Un professore che mi ha quasi, diciamo, cresciuto ed è Luciano Cannito. Luciano Cannito, che appunto è stato il mio maestro all'interno del programma. E con i ragazzi sono molto legato con Giulia Pauselli. Con Giulia. Certo. E con Checca Nicolì, la cantante dal crestone multicolorato. Sì. E poi sono rimasto con Annalisa Scarrone. Molto amico. E anche Virginio. E poi ci sono state delle nuove conoscenze dei ragazzi anche di quest'anno, che voglio salutare in particolare. Due ragazze speciali che si chiamano Chiara Giulia e Caterina Licini. Bene, allora salutiamole a questo punto. Forse
La domanda sorge spontanea. Sì. La volevamo fare dopo, però. Però conserviamoci, dai. Subito. Ho voglia. Perché almeno prima della pubblicità io voglio che il nostro canale YouTube ufficiale riprenda questo momento. Prego, signor Emanuele Puddo. Caro Vito. Si interpreta. Sei stato tra i finalisti di Amici. Sì. Lui è un ballerino come te. Protagonista del gossip di oggi. Super protagonista del gossip di oggi, Che ne pensi di Stefano Di Martino, Che ne pensi? Lo conosci o non lo conosci? E non potevamo non farti questa. Eccoci. Se parla d'altro. Che ci dici? Allora, io dico solamente una cosa, che io ho potuto conoscere Stefano all'interno appunto di Amici e mi ci trovavo benissimo, sia caratterialmente che a livello professionale. Ballavamo sempre insieme su coreografia appunto del mio maestro. E della vita personale non posso che dire che ognuno di noi fa le proprie scelte. Ma che c'ha sto Stefano che è così attraente? Ma non lo so, avrà forse secondo te che una cosa nascosta. Sì, sincero. E ce l'ha qualcosa di nascosto? Ma chi lo potrà dire se non Melenna o chi? Di nascosto. Però naturalmente è un tuo, insomma, tuo collega, lo conosci. Sì, e lo stimo anche tanto. Bene, professionalmente è molto molto bravo, questo possiamo dirlo assolutamente. Sì, io lo stimo. Che tipo è? Non lo conosci tanto bene da potercelo dire? No, posso solamente dire che è un tipo sicuramente molto solare, perché comunque è mio compaesano, cioè napoletano come me. È vero, quindi è napoletano non posso che proteggere la mia città e le persone che ci abitano. Assolutamente, certo. Quindi a parte la sua fisicità, è un bellissimo ragazzo. Sì, è solare, simpatico. E anche, ecco, probabilmente anche con il suo carattere conquisterà tutte queste donne. Diciamo che lo invidio. Ma anche con altro. Anche con altro, perché sicuramente altrimenti qua non si batterebbe chiodo, ragazzi. Forse diciamo. Lo sa meglio di me. Qualcuno lo saprà, e a questo proposito io avrei un'altra domanda. Questa la devo fare perché mi fuoriesce così. Insomma. Bene. Diciamo che le fan lo chiedono, tante fan lo hanno chiesto. Ma a Vito Conversano piace la farfallina di Belen? Molto, molto. Ma la farfallina... So che Emanuele Puddo ha qualcosa da chiederti. A proposito di movimento certo. Sexy, sì. Vito, parliamo di Deborah. Deborah. Si pronuncia così? Sì. Ma mi pare strano, H. Però va bene. Chi è Deborah? Deborah è una ballerina. Senza H, bene. Senza H? Certo. Sono molto curioso di questo. La H. Senza H. Vabbè, Deborah senza H, va bene. Sì, insomma. Bene. Ballerina anche lei, insomma, nella tua edizione, caro Vito. Sì. Un bel fidanzamento, devo dire. Come dire, lei lei piangeva per te e lui e lui piangeva per lei. Quanto eravate romantici, però troppo, troppo questo romanticismo, insomma. A lui non gli piacciono i romantici, è più concreto. Sulle cose, lui sì, va subito al sodo. Sono un tipo romantico, io mi dispiace. Sei romantico? Molto. Si troverà compromesso. Vabbè, insomma, come è andata a finire questa soap opera? Devo essere sincero. Come hai detto, scusa? Soap opera. Perché ha appassionato tutte queste donne, capito? Queste donne curiose di questa Deborah. Ecco, vabbè, cioè, insomma, cosa avete fatto, dai? Okay. Dai. Siamo stati 3 anni insieme, perché eravamo già fidanzati prima di entrare nel programma. Questa cosa io non la sapevo. Siamo entrati insieme, infatti siamo la prima coppia che è entrata nel programma che già era fidanzata prima. Ma cosa è successo? Poi cosa è successo, appunto? Niente, la distanza purtroppo, ragazzi, è una brutta bestia. E sai, con questo lavoro che noi facciamo, un po' mi dispiace, perché comunque ero molto innamorato di questa persona. E infatti devo tanto a questa persona, e come lei comunque penso che deve qualcosa a me. Parlandoci chiaramente. Dare qualcosa. È finita per la distanza, Vito, sembra un po' banale, perdonami. No, se è lo finita dico. Per la distanza, è finita anche perché eravamo due caratteri comunque diversissimi. Io sono una persona comunque che gli piace. Parliamo proprio a livello base, mi piace la movida, mi piace scherzare, ridere senza pensieri, uscire con gli amici, bere qualcosa. E magari questa persona gli piaceva più stare nell'intimo, sempre uscire io e lei. E un po' questa vita mi andava stretta. Era più romantica, lei era un pochino più romantica e molto gelosa.
Beh, quella è una caratteristica di molte donne, quindi io approvo in questo senso. Perché lei è gelosa. No, viva la libertà, ragazzi. Non mi capita il contrario solitamente. Se c'è qualcuno però, un po' troppo geloso con lei, dobbiamo scoprire chi. Così. Però, e a proposito di chi? A proposito non fai Verna. Verna. Ecco, sì. Allora, a proposito di, so che sono arrivati dei messaggini. Sì. A proposito di gelosia, questi sono appassionati, sono innamorati di te, che dire. Insomma. Io ho un po' paura di queste mail dopo quella di prima. No, vabbè, questa insomma più contenuta. A Di Miceli, sì. Ma con sto caldo che stai a fa con sto vestitino? Esci fuori dagli studi che te volemo in bikini. Ecco, in bikini. Immagino di chi è. E a chi te tocca? Io rompremo il cu. E allora? Sai come concludono? Chi hai sono? Capito, Puddu? Hai capito? Il gruppo dei ragazzi di Roma. Salutiamoli perché il gruppo dei ragazzi di Roma sono dei nostri accaniti fan e sono simpaticamente sempre connessi. Sì. Hanno perso la testa per la Di Miceli, questo bisogna dirlo. Insomma, va bene. Tutte le settimane qua. E chi non la perde con sto popò di roba e che allora si ritrova. E allora Vito, salutiamo il gruppo dei ragazzi di Roma. Come c'è solito fare con i nostri ospiti, farò dei nomi tipo alle Iene. E tu mi darei un giudizio dei tuoi ex colleghi. Ah, okay. E interverrà un naturalmente anche più di un aggettivo. Il signor Emanuele Puddo qua. Va bene? Allora partiamo con Virginio Simonelli. Virginio. A me piaceva da morire. Paranoico. Come cantava. Sì. Sì, ma molto simpatico. Paranoico perché? Paranoico perché praticamente se succedeva qualcosa per lui c'era sempre un motivo e c'era sempre una cosa negativa su quella cosa che succedeva. Quindi non è che per esempio se io sposto questa penna un po' più qua, oddio perché ho spostato questa penna un po' più qua, c'è un motivo allora. Invece no, era solamente così, per ogni cosa era così. Aveva un po' di paranoia. Giusto. Si chiamava Le Puddu, qual è il suo giudizio troppo merito? Romantico, troppo romantico. Beh, perché faceva dei testi, delle canzoni molto certo, romantiche, bravissimo, Virginio. Bravissimo. A me piacevano tanto, piacciono perché tanto. Romantica. Annalisa Scarrone. Bellissima, elegante. Sì, è vero. E beh. E poi che altro ci puoi dire? Di Annalisa Scarrone, sì. Molto seria. E niente, è proprio penso così che come la vediamo, lei molto sì, seriosa, sì. Molto posata. Sì. Come la vediamo sì. In TV. Molto professionale. Anche in questa edizione di Amici, Annalisa Scarrone. Certo. È arrivata in finale. Tra certo, l'altro. L'eleganza vince sempre, ragazzi. Sempre. Puddu. Bella dai capelli rossi. Tu sei elegante, Puddu. Come la Di Miceli. Io sei elegante, Puddu. Nei momenti giusti. Io diciamo che sono un mix di tutto. Bravo. Giusto. Giulia Pauselli. Power proprio, cioè nel senso io la stimo molto perché è una ragazza che vive e lascia vivere, cioè nel senso che è una ragazza che se sente di fare qualcosa lo fa senza discriminazioni, senza i pensieri della gente, c'è, vive la vita, ecco. Puddu non è d'accordo con te. No. Perché no? No? Ma se la tira, ma per non favore. È assolutamente dai. No, guarda, è una mia grandissima amica e non se la tira per niente. E va bene, abbiamo tutti i contrastanti. Costantino Imperatore. Costantino Imperatore è molto competitivo. Un altro ballerino, ricordiamo, della tua certo. Edizione di Amici. Sì, molto competitivo e... Ti è simpatico? Molto, molto, molto. Barese è simpaticissimo. Non abbiamo nulla da dire su nessuno, video ti stai trattenendo. Qua poi di non, tutto. Non eh. È ancora arrivato un nome che comunque... Tu che ne pensi? Una sola parola. Sì. Da. Deborah Di Giovanni, la tua ex fidanzata. Quindi beh, che sì, c'è certo, dire? Abbiamo parlato già prima. Non succederà più. Non succederà più con Giada De Miceli ed Emanuele Puddu.